quando diciamo che agiamo in senso terapeutico, diciamo che non ci affidiamo più soltanto ai raggi solari, all'alimentazione, eccetera, quindi a tutte le pratiche che possono influire sulla prevenzione, ma ad intervenire proprio con una supplementazione in pazienti che ne hanno diciamo necessità per le patologie che hanno. In questo caso abbiamo uno studio recentissimo comparso su The Lancet, dove di nuovo per la tubercolosi, perché è una malattia che comunque c'è ancora e è anche insensibile alle terapie, perché abbiamo molti pazienti che fanno fatica a curarsi, e qui lo studio è ancora in corso, però sono confortanti perché su 200 pazienti hanno visto che la maggior parte riusciva a rispondere bene alle terapie se era supplementata con la vitamina D. Alcuni pazienti non hanno risposto e sono quelli invece in cui purtroppo c'è una mutazione genetica, quella di cui abbiamo parlato prima. Altri pazienti stanno rispondendo bene invece in terapia per la BPCO, oppure pazienti asmatici che hanno visto come la supplementazione, portando a questi livelli, se questi livelli non c'erano, e purtroppo c'è una correlazione, nel senso che spesso i pazienti che hanno più attacchi asmatici, che hanno una BPCO anche difficile da curare, hanno livelli molto bassi di vitamina D. Ci sono delle correlazioni. E anche è vero che non si va a cercare, i pneumologi non cercano, insomma, gli allergologi cercano raramente una insufficienza. Possiamo andare avanti. Un'altra cosa interessante sul rischio cardiovascolare, questo forse è ancora più interessante, perché pazienti con un'iniziale ipertensione hanno risposto bene con dosaggi circa sulle 1000 unità di vitamina D, facendo rientrare la pressione a livelli ottimali, perché comunque uno degli effetti che ha la vitamina D è anche quello di regolare il sistema renina-angiotensina. E quindi i pazienti presi in tempo, diciamo, che non hanno ancora iniziato la terapia, hanno risposto bene. E ancora bisogna capire però quali saranno i dosaggi ottimali per prevenire patologie come l'infarto in pazienti che già sono in terapia, in pazienti che già hanno avuto ictus o infarti, però sono confortanti gli studi in atto. Considerando che sono studi anche molto lunghi, come quello per esempio sul diabete. Nel nord, in Olanda, hanno fatto studi trentennali per quello che riguarda per esempio il diabete infantile. È stato visto che il 30% dei ragazzi trattati con vitamina D a livelli ottimali non presentavano diabete pediatrico né successivamente in età adulta. Questi sono studi che hanno necessitato, di tempi lunghissimi, più che trentennali. Ma la cosa interessante anche di questi studi che hanno fatto è che i pazienti invece che avevano già il diabete riuscivano a controllare meglio la terapia con supplementi sempre di 1000 unità della vitamina. Questi dosaggi sono un po' superiori, ovviamente, sono in grado di agire probabilmente in senso terapeutico, però chiaramente qui sono ancora aperte le cose, perché stanno ancora gli studi sono ancora in corso. Questo è interessante sui muscoli e le articolazioni, perché sapevamo dell'effetto della vitamina D per come interferisce per il metabolismo del calcio, perché ovviamente attrae, diciamo, il calcio all'interno delle ossa, e la vitamina D permette anche l'assimilazione del calcio a livello dell'intestino. Cioè, purtroppo, se abbiamo pazienti con basso livello, questi pazienti fanno fatica comunque a recuperare i livelli ottimali, perché bassi livelli fanno in qualche modo lavorare poco, diciamo così, le cellule a più livelli, quindi anche a livello dell'intestino diciamo che l'assorbimento è ridotto. E qui ci sono dei lavori interessanti sulla miopatia agli articoli, cioè sull'incapacità del nostro sistema muscolare di sviluppare forza, di sviluppare resistenza con bassi livelli di vitamina D, e invece come appunto quello che si diceva anche prima, gli anziani si dinamizzano prendendo la vitamina D, cioè mi vengono a raccontare che dopo qualche settimana di terapia riescono ad alzarsi meglio dalla sedia, a muoversi meglio,
e quindi questa dinamizzazione, chiaramente vanno un po' salvaguardati, insomma, per evitare che combinino qualche guaio e che cadano più frequentemente, però li rende più dinamici. Questo tra l'altro ha fatto anche includere la vitamina D e quindi l'esposizione cosiddetta alle lampade per gli sportivi nel doping, e quindi c'era anche questo aspetto, insomma, che una esposizione alle lampade esagerata da parte degli sportivi portava appunto ad un tale incremento della vitamina, ma più che altro agli effetti collaterali dell'esposizione alle lampade, e quindi chiaramente non era consigliato, però insomma, gli sportivi tendevano a fare questo perché avevano proprio visto l'efficacia a livello sportivo. Ecco, qui è un campo estremamente delicato, però questi sono studi condotti a più livello in più parti del mondo, e quindi mi sento di dire che i pazienti che hanno avuto livelli inferiori di vitamina D, e spesso ce l'hanno, da una parte sono incorsi maggiormente in questo tipo di tumori, soprattutto la mammella e il colon retto, questi sono quelli più studiati, ma addirittura le possibilità di recidiva erano inferiori qualora i dosaggi fossero superiori ai 50, adesso alcuni studi parlano addirittura di 70 nanogrammi di litri. Una cosa interessante invece per i melanomi, questo è uno studio che questo studio sui melanomi è stato condotto in diverse parti del mondo in diversi momenti, ce ne sono addirittura una decina, e tutti concordano sul fatto che le recidive per melanoma sono diminuite se i valori di vitamina D erano a 60 nanogrammi. Ecco, posso tediarmi magari con queste cifre perché capisco che uno dice, insomma, sono cifre tecniche, però questi sono gli studi, perché ovviamente questo ci dà anche l'idea di come i dosaggi devono essere nettamente superiori a quelli consigliati attualmente dalla sanità. Ecco, qua lo studio sull'umore, chiaramente chi prende la vitamina D può vedere subito questi effetti, proprio sull'effetto antidepressivo generale globale, però qui si parla addirittura di diminuzione della depressione o comunque di controllo della depressione e di incremento dei casi di schizofrenia in queste zone del mondo, soprattutto quelle a nord, come si dice in Olanda, insomma sappiamo che c'è anche un incremento dei suicidi, eccetera, per tutta una storia legata alla bassa esposizione solare, ormai queste sono cose della letteratura anche abbastanza antiche, ma insomma sembra che hanno anche evidenze continue. E poi ovviamente in Australia invece non hanno questo tipo di problema, cioè molti meno casi di schizofrenia, di depressione, ma anche di cosiddette distimie, cioè alternanza di ansia e depressione, perché l'esposizione solare è ottima. Diciamo che le lampade possono essere sicuramente utilizzate, però non nei periodi estivi, e sarebbe opportuno comunque esporsi in maniera naturale. Ecco, questo è interessante perché vi do questi dati, perché così possiamo anche fare un po' di... vi do perché poi so che i pazienti comunque vanno a vedere questo tipo di dosaggi, e tra 40 e 120 è il dosaggio ottimale. Vi ho dato sia quello dei nanogrammi millilitri perché noi abbiamo ancora questo dosaggio, e io credo invece che bisognerebbe adottare le millimoli, perché sono i dosaggi che si trovano non soltanto consigliati dall'OMS, sono più precisi e sono quelli che sono in voga fuori dal Trentino, nelle altre regioni, insomma anche limitrofe, per cui a volte si fa un po' di confusione, per cui io vi ho dato anche quelli, perché qualcuno magari fa il dosaggio in altri ospedali e dopo non ci si trova con i dosaggi adeguati. Io insisto molto su questo 40 perché è tra 20 e 120 quello che troviamo, quindi è opportuno a mio parere fare proprio una correzione anche in questo senso, no? Ecco, diciamo che molti studi sono ancora in corso. La cosa che ci chiederemo appunto è che cosa fare a livello pratico. Diciamo che nei paesi del nord Europa, non sono, per quanto riguarda la popolazione oltre i 60 anni, hanno fatto la vaccinazione antinfluenzale e la vaccinazione con la vitamina D,
ci sono dosaggi insomma, sulle 100.000 unità, una dose unica per tutto il periodo invernale, senza andare a fare dosaggi di nessun tipo, perché con questo tipo di dosaggio sapevano, sono studiosi, che non ci sarebbe stato né sovradosaggio né tantomeno problemi per questo tipo di popolazione che è già considerata carente senza neanche andare a fare le analisi. Chiaramente per tutte le altre e per i bambini è lo stesso discorso, nel senso che al primo anno di età si sospende la somministrazione. In realtà molti dei nostri bambini, molti dei nostri giovani fino ai 15 anni di età, anche per il tipo di alimentazione che fanno, possiamo dire che sono probabilmente sotto i livelli ottimali. Chiaramente per tutte le altre categorie è opportuno, sia sulle terapie eccetera, fare un dosaggio adeguato, insomma andare a cercare anche questo tipo di carenza. Io concluderei dicendo che quello che dicevano anche alcuni studiosi recentemente che ho letto, questa email che mi hanno mandato, hanno detto probabilmente la vitamina D occuperà moltissimi degli studi che si stanno facendo sia in prevenzione sia in terapia per la sua semplicità sia di dosaggio sia di somministrazione, ma soprattutto una cosa che è importante per la sanità di oggi, soprattutto il costo-beneficio, perché attualmente la vitamina D costa pochissimo ed è una delle cose più semplici forse proprio perché per la maggior parte insomma, è importante l'esposizione solare. È più semplice da consigliare e anche da, come dire, da ricercare nei nostri pazienti per curarli nel prossimo futuro. Io vi ringrazio per l'attenzione e sono anche qua per avere le vostre domande, insomma, le vostre perplessità, e ringrazio veramente anche questo team di donne che ha lavorato ed è stato molto attento anche a tutti i risvolti politici, sociali che ha questo tipo di prevenzione. Grazie anche al consigliere Filippin, che mi scuso, no, così grande che sei, non potevo neanche, non è anche il ministro concentrato.